strumentalizzazione, è la procura che viene strumentalizzata politicamente da chi fa queste cose e non viceversa. Un attacco alla magistratura, non è questo l'argomento della conferenza stampa. È giusto e doveroso che la procura indaghi e noi, per quanto ci riguarda, siamo assolutamente tranquilli delle immagini e delle indagini che sta mettendo in campo la magistratura in questo periodo. Quando ho iniziato la mia campagna elettorale per candidarmi a sindaco, il mio obiettivo dichiarato da subito a tutti era quello di rompere quel sistema di indagini, quel sistema che ha in qualche maniera avallato le situazioni che oggi sono oggetto di indagini. Quindi siamo assolutamente fieri di quello che abbiamo messo in campo oggi al Comune di Siracusa. Ovviamente non si tiene conto troppo spesso quando siamo in una fase di indagine e di dibattito, quindi, che purtroppo oggi diventa pubblico in qualche maniera, perché la pubblicità oggi, quindi l'informazione e la comunicazione, sono le cose che segnano la sostanziale differenza, che siamo di fronte a persone, che siamo di fronte a famiglie, che siamo di fronte a delle storie personali di ognuno di noi, che seppur in una fase di indagine non dovrebbero quindi determinare alcunché, oggi purtroppo destabilizzano in maniera importante quella che è l'attività dell'amministrazione comunale. Certo, delle domande ce le siamo poste e quindi dobbiamo tentare insieme di trovare alcune risposte a questo. Ad esempio, qualcuno dovrà spiegare questo stirpicidio di notizie che si rincorrono e che trovano puntuale conferma negli atti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Qualcuno dovrà spiegare perché le notizie vengono anticipate dai giornali o addirittura da soggetti che non si comprende per quale ragione ne siano a conoscenza con grande anticipo degli avvisi di garanzia. Qualcuno dovrà spiegare come mai in una determinata giornata in cui arrivano due avvisi di garanzia al Comune, contestualmente arriva una chiusura indagine per fatti del 2012 a un funzionario comunale accusato di aver preso con delle registrazioni 3.000 euro di tangente e questa cosa viene mandata al Comune, viene indicata con una riservata da parte della procura. Questo è un altro interrogativo che mi chiedo, come mai è riferito alla politica, si sente l'esigenza di emettere in qualche maniera un comunicato stampa e per quanto riguarda i funzionari con accuse ben diverse e ben più importanti dal punto di vista giudiziario, questo non avviene. È giusto, mi chiedo io, che un consigliere comunale apprenda, e nel caso specifico, però ci sono tanti altri episodi, guardate bene, apprenda dai giornali di una chiusura indagine a suo carico per avere notificato il giorno dopo un avviso di garanzia con la chiusura indagine? Mi pare che non sia un comportamento corretto e che quindi certamente ci sono delle anomalie. Il consigliere comunale ovviamente è Carmen Castelluccio, a cui va la mia stima personale, che sicuramente ho avuto modo di apprezzare questa persona in tanti anni di politica condivisa, quindi altro che sorpresa, qua siamo di fronte a qualcosa che mi lascia anche sconcertato. Ricordare che il Comune è un'istituzione e merita rispetto come coloro che la rappresentano e sono stati democraticamente eletti. Leggere il Comune di Siracusa il comune più indagato d'Italia fa male a chi lo rappresenta, ma danneggia anche l'immagine della città. Chi ha cura delle istituzioni dovrebbe curarsi anche di questo aspetto. Viviamo in un momento storico in cui la comunicazione e l'informazione sono diventati il cuore del nostro sistema. Avallare o addirittura alimentare questa idea, ovvero l'immagine di un covo di delinquenti, è un grande errore. E lo considero inopportuno da chiunque lo consente. Però una domanda devo necessariamente porla: perché si parla di comune più indagato d'Italia? Forse sarebbe corretto dire il comune più controllato d'Italia. E questa rappresenta un'evidente anomalia che qualcuno dovrà motivare e spiegare in qualche maniera. Dirigenti. Qui è presente la dottoressa Garuffi, ad esempio. Ora io dico, dottoressa Garuffi, da pochi mesi prima che entravamo noi, è diventata una delinquente ingallita, nonostante dopo 40 anni di onorato servizio, dove non ha avuto mai un avviso di garanzia, e anche qui
ribadisco assolutamente la mia stima per la professionalità della dottoressa Garufo, una che ha subito un attentato per fare il proprio dovere, e pare che di questo non ne tenga conto nessuno quando si fanno queste attività di indagine. Abbiamo vissuto un'aggressione fisica, non stiamo parlando di sciocchezze. Anche qui, la dottoressa Garufi mi viene contestato qualcosa che avrebbe fatto sostanzialmente nel febbraio 2013, addirittura sotto il regime di un commissario, per poi tutta un'altra serie di, come dire, di attività di indagine, quindi di avvisi di garanzia, di commissione delle indagini anche successive. Quindi è lecito pensare che la dottoressa Garufi nel 2013 è stata illuminata ed è diventata sostanzialmente una delinquente. Allora io non ci sto a questo gioco al massimo. Non ci posso stare, non posso minimamente pensare che ci sia una gogna mediatica di questa natura a danno di funzionari, dirigenti voglio dire che sono stati sempre impeccabili nella loro tradizione. Come non posso minimamente pensare, vedete, siccome i rumors in questa città, i rumors come arrivano i giornalisti che fanno i pezzi, arrivano un po' da tutti. A me sembrerebbe un fatto abbastanza grave, vedete, se il Consiglio Comunale per un atto di indirizzo venisse inquisito e indagato. Lo dico perché è del tutto evidente che stiamo parlando di un attentato vero a quella che è la democrazia e quella che è l'istituzione eletta dai cittadini. Gli atti di indirizzo non determinano. Qua siamo di fronte invece da quello che mi arriva, e spero che non sia così, ma non ho motivo di pensare diversamente, a un'indagine su votazioni anche di atti di indirizzo. Vedete, i consiglieri comunali, anche qui voglio fare un esempio. Il 65% circa dei consiglieri comunali sono nuovi eletti, sono molti giovani. Anche qui, siccome vengono sostanzialmente dalla cittadinanza siracusana, anche di Ponte, è stata sottoposta alla gogna mediatica. E vedete, io mi trovo in difficoltà. Mi trovo in difficoltà per il semplice motivo che io ho inteso coinvolgere, quando è cominciata questa mia attività amministrativa al Comune di Siracusa, ho inteso coinvolgere tutta una serie di soggetti che con la politica, vedete, avevano ben poco da fare, ma che rappresentavano nelle loro professionalità e nel loro modo di vivere delle realtà importanti che potevano dare un contributo alla città di Siracusa, e l'hanno dato un contributo alla città di Siracusa in maniera importante. E allora, vedete Valeria Troia, un professionista di 34 anni che si presta alla politica, messo alla gogna per 4-5 mesi sui giornali, qui sono i giornalisti, sui giornali, a cui i giornalisti devono necessariamente fare un appello nel dire state più cauti a dare determinati tipi di notizie, perché va dato atto alla procura che poi hanno archiviato la posizione di Valeria Troia tirandola fuori da quella che doveva essere un processo. Ma è anche vero, mi chiedo, ma tutta questa gogna mediatica nei confronti della Troia è una cosa giusta, è una cosa corretta, è una cosa che poteva essere evitata? È una domanda che sottopongo, perché evidentemente dobbiamo anche tentare di capire, faccio il discorso di prima, che Valeria Troia è un figlio di 4 anni, che Valeria Troia ha una sua famiglia, ha una sua storia, ha una sua professionalità, un abbaglio di dimensioni bibliche. Spero che nel più breve tempo possibile si faccia chiarezza, perché poi l'auspicio è che si debba fare chiarezza nel più breve tempo possibile a questo punto. Però indubbiamente, se Valeria Troia ha avuto un danno d'immagine, Alfredo Foti, non fosse altro per il cognome che porta, che è finito anche sulla stampa nazionale, evidentemente non è che ha avuto solo un danno d'immagine, ha avuto un danno psicologico, secondo me, anche Alfredo, per questa cosa. E anche di questo sembrerebbe che non ne viene conto nessuno.